Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Tomas Gazzara, uomo partita di Sant'Albano Salice. 1-0, molto importante per voi, il tuo gol decisivo. Che partita è stata? Com'è andata? È stata una partita tosta, lo sapevamo. Loro si conoscono da anni, giocano un bel calcio. Sono sempre tanti uomini sopra la palla, quindi a metà campo avversaria. Ci siamo sofferti, hanno fatto tanti cross, siamo stati bravi, anche il nostro portiere ha fatto alcuni interventi decisivi. Sapevamo che dovevamo soffrire, pensavamo forse qualcosa in meno. Il primo tempo abbiamo faticato a giocare, poi il secondo abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portarla a casa. Secondo te qual è stata l'arma vincente quest'oggi del Salice? È stato il gruppo, perché siamo un bel gruppo, sappiamo quali sono le nostre qualità, quali sono i nostri obiettivi. Ancora adesso, nonostante la classifica, comunque sappiamo che dobbiamo arrivare ai nostri 35, 37, 38 punti per salvarci. Sappiamo che sarà un campionato duro, quindi l'obiettivo è sicuramente arrivare il prima possibile e raggiungere quell'obiettivo. Ti chiedo l'obiettivo della salvezza, però sicuramente essere lì davanti a tutto fa un certo effetto. Ti chiedo come la sta vivendo lo spogliatoio. No, lo spogliatoio la sta vivendo con grande entusiasmo. Ci sono tantissimi giocatori che non hanno mai fatto questo campionato, quindi è un campionato importante, ogni domenica è veramente tosta e difficile, e comunque non ci stiamo facendo prendere troppo dall'entusiasmo, abbiamo sempre la testa focalizzata su quello che dobbiamo fare, quindi pensarvi domenica in domenica e nulla. Da qui alla fine dell'anno cosa serve per chiudere l'anno in positivo? Serve portare a casa altri punti, nelle prossime partite arrivare a fine dicembre e avere più punti possibili per poi giocare anche con una certa serenità. Sappiamo che il girone di ritorno comunque è sempre più difficile, anche perché iniziano tante squadre, iniziano a conoscerci, già lo vediamo nel modo in cui ci approcciano, e quindi a ritorno tutte le squadre avranno i propri obiettivi, quindi sarà ancora più difficile per quello, dobbiamo arrivare con più punti possibili a dicembre. Hai una dedica per il gol di oggi? Dedica a tutti quelli che hanno creduto in me, che mi hanno portato al Salice, la mia compagna, la mia famiglia, che vengono sempre a vedermi, sono anche qui in tribuna, quindi lo dedico a loro oggi. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.